Ai comuni siciliani 300 milioni del Fondo Perequativo Regionale. Per ANCI Sicilia si tratta di un importante incentivo per l'economia dell'isola. Inaugurazione viadotto Himera, presente il sindaco di Palermo, Luca Orlando, che ha sottolineato l'importanza di mantenere la collaborazione fra le istituzioni. Turismo e beni culturali, Confesercenti presenta documento con priorità e proposte all'assessore regionale ai beni culturali. Parola d'ordine è fare sistema per avviare la ripresa. Mobilità si riattivano nelle zone blu a Palermo da lunedì 3 agosto, così come per i pass ZTL è prevista la proroga dei pass rinnovati prima del lockdown e la calendarizzazione per richiederne nuovi. Si è svolta a Palermo la cerimonia di inaugurazione del tratto di completamento della via Palinuro, che collegherà la via Mondello e la via Galatea. Buonasera, bentrovati alla prima edizione di Media News di sabato 1 agosto. Come avete sentito dai titoli, ai comuni siciliani 300 milioni del Fondo Perequativo Regionale. Per ANCI Sicilia si tratta di un importante incentivo per l'economia dell'isola. Ripartiti i fondi relativi all'articolo 11 della finanziaria regionale. Il fondo perequativo da 300 milioni consentirà ai comuni siciliani di compensare le minori entrate determinate dalla riduzione dei tributi locali e dei canoni che gravano sugli operatori economici del territorio, fortemente penalizzati dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e dalla crisi economica che ne è conseguita. I comuni che hanno previsto o che intendono prevedere riduzioni o esenzioni dei tributi su attività turistiche, bar e ristoranti, enti e associazioni, sgravando così dal peso del fisco migliaia di attività produttive ed operatori economici, grazie a questo fondo avranno la possibilità di non gravare sul bilancio comunale, garantendo i servizi ai cittadini e incentivando il sistema economico dell'isola. Esprimiamo apprezzamento per l'importante misura che consideriamo essenziale per garantire la tenuta finanziaria degli enti locali in Sicilia, ha dichiarato Luca Orlando, presidente di ANCI Sicilia. L'intesa raggiunta in conferenza Regione Autonomie Locali prevede che al netto delle riserve esplicitamente individuate dalla legge, le risorse del fondo vengano erogate in due tempi, aggiunge il segretario generale dell'associazione Mario Alvano. L'80% delle risorse, pari a 210 milioni circa, saranno erogate in base a tre parametri: il 75% in base alla popolazione, il 20% sugli operatori economici, il 5% sui trasferimenti del 2019. Il restante 20% sarà oggetto di un addendum all'intesa che terrà conto delle richieste pervenute dai comuni. Il riparto è frutto di una sinergica collaborazione istituzionale fra le rappresentanze degli enti locali siciliani e l'assessore per le autonomie locali e della funzione pubblica Bernadette Grasso, continua il presidente Orlando, e riteniamo che si tratti di un primo passo per porre le basi di una concreta ripartenza economica per il tessuto produttivo dei nostri comuni. Università di Palermo, 3.000 tablet per le matricole, aumentano gli iscritti ai test d'ammissione, al via le immatricolazioni per l'anno accademico 2020-2021. Il prossimo anno accademico l'Università di Palermo darà in dotazione 3.000 tablet con scheda SIM da 20 giga al mese agli iscritti al primo anno dei corsi di studio triennale e magistrale a ciclo unico collocati nella fascia ISEE 0, annuncia il rettore Fabrizio Micari. Questo intervento, per cui è previsto un investimento di oltre 600.000 euro da fondi ministeriali, si aggiunge ad altre azioni concrete realizzate dal nostro Ateneo per sostenere gli studenti e le loro famiglie, come il regolamento tasse che inserisce in nota taxaria estesa da 13.000 a 25.000 euro due iscritti su tre e che introduce significative riduzioni sulla tassazione per i redditi da 25.000 a 30.000 euro. Prevediamo inoltre di mettere in atto ulteriori interventi di sostegno allo studio e per la fruizione della didattica digitale. Per il 2020-2021 numerose ed importanti novità anche su altri due assi fondamentali, il piano dell'offerta formativa e l'aumento dei servizi. Previsti nuovi ed innovativi corsi di laurea e di dottorato anche internazionali. Tra i servizi offerti e attivati più recentemente vi è la possibilità per la comunità studentesca di scaricare gratuitamente il pacchetto completo Microsoft Office 365 e il car e bike sharing in convenzione con AMAT.
Per la ripresa delle lezioni di settembre c'è in programma il ritorno graduale degli studenti nelle aule con una forma di insegnamento misto. In particolare saranno effettuate in presenza le lezioni di 94 corsi di studio su 134 che saranno comunque erogate anche in modalità online, in modo da favorire la frequenza degli studenti stranieri e fuori sede. Proseguiranno invece in remoto le lezioni degli altri corsi che però svolgeranno in presenza, suddivisi in gruppi, le esercitazioni e le attività di laboratorio. Negli ultimi anni, intanto, il dato degli iscritti ha registrato un costante aumento, oltre 3.300 gli iscritti ai test d'ingresso nel mese di luglio. Dal 1 agosto è inoltre possibile impatricolarsi ai corsi ad accesso libero dell'Università di Palermo per l'anno accademico 2020-2021. Per i corsi ad accesso programmato locale, i vincitori dovranno presentare la domanda entro le 13 di venerdì 14 agosto. La seconda sessione dei test online per i corsi ad accesso programmato locale si svolgerà da martedì 1 settembre. L'iscrizione per partecipare ai test deve essere effettuata entro le 13 di lunedì 24 agosto. Le prove di accesso per i corsi ad accesso programmato nazionale si svolgono a partire da martedì 1 settembre, secondo il calendario stabilito dal MIUR. Inaugurazione viadotto Imera, presente il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che ha sottolineato l'importanza di mantenere la collaborazione fra le istituzioni. La mia presenza qui vuole ricordare l'importanza della collaborazione istituzionale tra governo nazionale, governo regionale e autonomie locali. Dobbiamo metterci tutti insieme per risolvere i problemi drammatici delle infrastrutture della nostra regione. Credo che riunirsi insieme è la premessa per la ripresa della nostra regione. Separarsi serve soltanto a scaricare su qualcun altro responsabilità di impedire la soluzione dei problemi. Credo che siamo oggi qui non per festeggiare, ma per ricordare un monito, che si affrontino in maniera organica e definitiva i problemi strutturali della Sicilia a partire dalla mobilità e dal sistema viario, e che si presti attenzione, ripeto tre volte, si presti attenzione alla cosiddetta viabilità minore delle ex province, che in realtà si è rivelato, con i crolli continui di ponti e di autostrade, essere essenziale per la vita di questa nostra regione. Mentre diciamo questo, attendiamo che si accertino le responsabilità penali e contabili di chi ha mal progettato, mal mantenuto e mal condotto i lavori su questo come in altre zone della Sicilia. Chiediamo giustizia da parte degli organi competenti e invitiamo le amministrazioni tutte a non dividersi per risolvere i tanti problemi di questa nostra regione. L'Unione Generale del Lavoro incontra le istituzioni regionali. Tema del dibattito: lo sviluppo della Sicilia attraverso la tutela dell'ambiente e del lavoro. Abbiamo la necessità di tutelare l'ambiente, la salute pubblica, lo stiamo facendo nelle zone dove ci sono gli insediamenti industriali e petroliferi, dove ci sono le cementerie. Non possiamo non tenere nella dovuta considerazione la tutela dei livelli occupazionali. È un connubio, una sintesi che dobbiamo trovare, lo stiamo facendo costruttivamente, confrontandoci con gli imprenditori, con i sindacati, perché si arrivi a una soluzione che, salvaguardando l'ambiente, dia una risposta precisa al mantenimento dell'occupazione in luoghi nei quali l'industria ha rappresentato l'unica soluzione occupazionale. C'è da dire che l'inquinamento degli ultimi anni ha avuto delle ripercussioni negative anche sulla quantità di disponibilità delle risorse naturali. Beh, non soltanto sulla quantità di risorse naturali, ma direi soprattutto sulla salute della gente. Ripristinare, come abbiamo intitolato, l'aria buona e ripristinare il lavoro buono è il nostro obiettivo. Credo che oggi si possa fare, ribadisco, con le tecnologie, si può fare con l'impegno anche di chi produce, si può fare anche con l'impegno dei lavoratori. Senza mettere a rischio la competitività delle aziende, del territorio. Assolutamente, perché la competitività è un obiettivo. Oggi viviamo in un mondo purtroppo, o per fortuna, globale, per cui quello che facciamo a Palermo piuttosto che quello che si fa al Cairo, no, incide sull'economia mondiale. Noi abbiamo competitori non più soltanto all'interno della nazione tra produttori dello stesso bene o dello stesso servizio, abbiamo
competitori internazionali. Oggi noi paghiamo il prezzo, appunto, relativamente ad un inquinamento che ha fatto registrare nel corso degli anni e dei decenni una mortalità con delle statistiche veramente molto molto gravi, soprattutto nel Siracusano, dove la mortalità infantile ha raggiunto livelli molto preoccupanti. Abbiamo parlato sempre e purtroppo abbiamo firmato spesso come sindacato dei protocolli che prevedevano tutta una serie di bonifiche e anche ancora oggi non vengono fatte. Quindi diciamo che tutte queste aspettative su cui oggi anche l'Europa di recente, con questi forti investimenti che parla di green, quindi parla di verde, parla di ambiente, ecco, noi siamo fiduciosi che questo possa accadere, però non tralascerei il fatto che fino ad oggi purtroppo ancora noi viviamo una situazione di grande ritardo rispetto a quelli che erano gli impegni che la politica, le imprese hanno fatto e hanno sottoscritto nel corso degli anni. Tutela del lavoro e al contempo tutela dell'ambiente, è possibile coniugare questi due elementi? Certo, quello che si chiama economia sostenibile, sviluppo sostenibile, mettere insieme l'aspetto economico, l'aspetto sociale e l'aspetto ambientale. Oggi a Palermo tutte le componenti si incontrano su iniziativa del sindacato UGL, il governo regionale, quindi l'istituzione, le aziende e Confindustria, il sindacato, proprio per trovare un punto di incontro e superare tutte le criticità e gli ostacoli che in questo momento nel dibattito sul futuro dei tre siti industriali più importanti della Sicilia, cioè Milazzo, l'area siracusana e Gela, sono al tavolo dell'agenda di governo ma anche dell'agenda delle aziende. Dobbiamo tentare in tutti i modi di conciliare quelle che sono le esigenze rispetto all'ambiente, alla sostenibilità, con quelle che sono le esigenze di produzioni industriali, ricordiamo, in una delle più importanti regioni italiane. Turismo e beni culturali. Confesercenti presenta un documento con priorità e proposte all'assessore regionale beni culturali. Parola d'ordine, fare sistema per avviare la ripresa. Lavorare insieme per lavorare meglio e avviare la ripresa. E questo è in estrema sintesi il contenuto di un documento consegnato all'assessore ai beni culturali Alberto Samonà dalle sigle di categoria di Confesercenti Sicilia, Federagit e Assoviaggi. Al centro del documento la proposta di un tavolo permanente che coinvolga gli assessorati ai beni culturali, al turismo e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore per migliorare la fruizione dei beni culturali e per affrontare via via i nodi che si presentano. Fra i temi evidenziati nel documento, al primo posto per guida e tour operator c'è l'avvio della fase 3 e la difficoltà di accesso ai siti culturali regionali, alcuni dei quali non sono ancora fruibili. Nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid servono linee guida chiare e uniformi formalmente adottate che tengano in considerazione la complessità di un'offerta turistica che si compone di più elementi. In particolare, si legge nel documento, si chiede di cercare di adeguare il più possibile l'accesso ai siti culturali regionali alle norme che disciplinano l'utilizzo di bus turistici. Si rileva infatti una notevole discrepanza tra il numero di passeggeri ammessi a viaggiare in un bus turistico e il numero dei visitatori ammessi nei vari siti, che invece varia di volta in volta per modalità e numero di persone, creando notevoli difficoltà nello svolgimento della visita. Una maggiore uniformità di regole faciliterebbe il lavoro delle guide per la conduzione delle visite guidate e dei tour operator nella loro attività di programmazione e commercializzazione. Altro tasto dolente è l'esercizio abusivo della professione di guida turistica, una professione disciplinata dalla legge alla quale si accede solo a seguito di abilitazione, in Sicilia accessibile solo ai laureati. Le chiediamo, si legge nel documento, di poter collaborare per garantire al meglio il rispetto della normativa vigente ed evitare casi di esercizio abusivo della professione all'interno dei siti della cultura regionali, poiché non di rado le visite guidate vengono svolte da soggetti privi di abilitazione. Altra priorità, la tempistica della comunicazione di mostre, spettacoli ed eventi speciali organizzati all'interno dei siti culturali, spesso troppo tardiva per essere inclusa nella programmazione dei tour come fattore di maggiore attrattività. Mobilità, si riattivano le zone blu a Palermo da lunedì 3 agosto, così come
Per i pass ZTL è prevista la proroga dei pass rinnovati prima del lockdown e la calendarizzazione per richiederne nuovi. Per le borgate marinare di Sferracavallo e Mondello, i pass zone blu emessi nel 2019 hanno validità automatica per il 2020. Per tutte le zone di Palermo, per i pass già emessi e con scadenza successiva al 17 marzo, la validità è prorogata automaticamente per il reale periodo di interruzione della sosta tariffata, quindi per un periodo pari a 139 giorni. I nuovi pass invece possono essere richiesti in qualsiasi momento e presso tutte le circoscrizioni abilitate. Per i pass relativi alle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo, l'unica postazione abilitata è quella di Pallavicino in via Leonora Duse. I pass scaduti prima del o il 16 marzo, a eccezione di quelli per Mondello e Sferracavallo, che restano validi per tutto il 2020, possono essere richiesti in qualsiasi momento e presso tutte le circoscrizioni abilitate. Tutti i pass in scadenza possono essere rinnovati durante il periodo di proroga, secondo un calendario, al fine di evitare assembramenti. Nel dettaglio, per i pass in scadenza naturale fra il 17 marzo e il 16 aprile, il rinnovo è possibile farlo dal 31 luglio, con validità a decorrere dal 4 agosto. Per i pass in scadenza dal 17 aprile al 15 maggio, il rinnovo è possibile farlo dal 17 agosto. Per i pass in scadenza dal 15 maggio al 16 giugno, il rinnovo è possibile farlo dal 1 settembre. Per quelli in scadenza dal 16 giugno al 15 luglio, invece il rinnovo è possibile dal 17 settembre, mentre per i pass con scadenza successiva al 16 luglio sarà possibile richiederne il rinnovo solo dal 1 ottobre. Si è svolta a Palermo la cerimonia di inaugurazione del tratto di completamento della via Palinuro che collegherà la via Mondello e la via Galatea, che consentirà di raggiungere la borgata marinara con un percorso alternativo a quello attuale che costeggia il mare. Vediamo. Un momento importante, direi un momento storico per la nostra borgata. Si apre la via Palinuro dopo circa 30 anni. Siamo tutti qui, siamo abbastanza anche emozionati, una giornata di caldo estrema. E finalmente la sinergia tra il Comune di Palermo e la Regione Sicilia ha portato questo grande risultato per la nostra viabilità, per le nostre infrastrutture. Adesso possiamo cominciare a parlare di pedonalizzazione di Mondello e creare delle condizioni di sviluppo nuove per questa borgata. Adesso, e ci tengo a dirlo, insieme ai miei consiglieri comunali, consiglieri di circoscrizione e alla nostra squadra, inizieremo da martedì, già alle 10 abbiamo fissato l'appuntamento con il dottore Croce, inizieremo la battaglia per portare a termine la bonifica del ferro di cavallo, che è fondamentale per questa borgata. Un momento importante per la nostra borgata di Mondello, finalmente dopo 30 anni si avvera un sogno che darà la possibilità non solo di avere una nuova infrastruttura, ma da domani, anzi da oggi stesso, si potrà parlare di pedonalizzazione di Mondello. Sono molto soddisfatto di questo intervento, di questa infrastruttura. Speriamo che da qui in avanti si possa continuare a lavorare per realizzare nuove infrastrutture, nuove strade che già sono previste nel piano regolatore. Facciamo una sperimentazione ad agosto per capire come funziona la via Palinuro riaperta, i parcheggi, via Palinuro costruita, non riaperta, i parcheggi riaperti, e quindi poi avvieremo dal 1 settembre la pedonalizzazione. Nel frattempo stanno arrivando tutte le disposizioni che possono consentire di incrementare l'attrattività della bellissima Mondello, che già si è mostrato in tutta la sua bellezza anche nei periodi del lockdown. Siamo in una fase di partenza, ovviamente parte anche la illuminazione, e vorrei che mi si chiedesse qualche altra cosa, perché è segno che siamo una città in cammino, che fa delle cose e non si accontenta di quello che ha fatto, cerca di farne altro. Ipotesi, voi sapete che abbiamo in discussione, sono due tipi diversi, una che va da Valdesi e l'altra che va dallo stabilimento. Però io penso che una volta che ci prendiamo questo mese di settembre, di agosto, per poter verificare, sarebbe sicuramente importante immaginare che parta da Valdesi al paese, cioè per l'intero dal 1 settembre. Facciamoci questo mese di esperimento, vediamo come vanno con via Palinuro, vediamo come vanno con questi parcheggi recuperati, e poi insieme valuteremo come fa. Che si faccia la pedonalizzazione non c'è dubbio, che si faccia entro la fine dell'estate non c'è dubbio, che si faccia per intero o in parte lo valuteremo per strada. La mia opinione è che andrebbe fatta per intero, però parliamone, siamo qua per discutere.
A Palermo, nel quartiere Zen, dopo i continui raid vandalici all'interno dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Falcone, è stata consegnata la palestra ai ragazzi del quartiere. Sì, una giornata di festa qui alla Giovanni Falcone, allo Zen, scuola che è stata vandalizzata. Lo Zen è un quartiere fatto di tanta gente per bene, di gente che ha voglia di stare in comunità. Questi ragazzi che vengono tolti spesso anche magari, perché no, alla strada per fare pugilato, per fare palestra, per fare sport. Questa è la Palermo che ci piace, questa è lo Zen di cui andiamo assolutamente fieri ed orgogliosi. Lo dico da palermitano. Volevo ringraziare soprattutto la preside che ci ha dato, la preside, vicepreside, ci ha dato l'occasione di entrare nella scuola, nella palestra per tutti i nostri bambini. Poi l'onorevole Ficuccia e la consigliera comunale Sabrina, che è sempre presente nel quartiere, che ci aiuta qualsiasi problema. E poi ringraziare i sponsor come il Val Barbara, Salva Acquisto Idraulico e Concatore Edilizia, che ci aiuta. Aiutano a dare qualcosa, le magliette, borsoni, che è una grande occasione, perché noi qua facciamo box gratis per tutti e spero di portare più ragazzi dello Zen e andare avanti con questa attività che è molto importante, lavorare sul sociale. Bisogna volere l'impossibile perché l'impossibile accada. Questo sogno si è realizzato, oggi siamo all'interno della scuola Giovanni Falcone e al suo interno c'è ed esiste una grande realtà, il team di Salvatore Tranchina, un team che praticamente è una disciplina di box con una rete di tutti i bambini, tutti i giovani, quindi io dico viva sempre lo sport, l'importante non è vincere ma partecipare. L'azienda RAP cerca due dirigenti da assumere con contratto a tempo determinato per la durata di 2 anni rinnovabile. Riaperti i termini per partecipare alla selezione, scadenza slittata al prossimo 31 agosto. La RAP informa che sono stati riaperti i termini per partecipare alla selezione pubblica per la ricerca di 2 figure professionali da assumere come dirigenti tecnici con contratto a tempo determinato per la durata di 2 anni rinnovabile. I termini di scadenza per presentare la propria disponibilità slittano al prossimo 31 agosto. I neodirigenti selezionati avranno già in fase di selezione la loro destinazione di impiego, che va a qualificare e migliorare la performance dell'area impianti e della raccolta differenziata. Le domande di partecipazione già pervenute resteranno valide a tutti gli effetti e verrà data ai candidati la possibilità di integrare inoltre entro i nuovi termini di scadenza gli ulteriori titoli eventualmente maturati. Così il presidente della RAP Giuseppe Norata: abbiamo preferito per questione di opportunità riaprire i termini del bando, considerato che lo stesso era stato pubblicato in un periodo di emergenza Covid e di incertezza sul futuro aziendale. Oggi, con il nuovo contratto di servizi a 15 anni e il piano industriale 2021-2023 già approvato, la RAP ha una sua visione di futuro che merita giusta considerazione. Gli eventuali candidati potevano aver desistito a causa di tale incertezza in cui versava. Auspichiamo che tutto ciò possa invogliare ulteriori eventuali candidati a presentare domanda di partecipazione per contribuire agli sviluppi societari oggi maggiormente apprezzabili rispetto al recente passato. Tutte le indicazioni sui requisiti di ammissione, le modalità di presentazione della domanda e sullo svolgimento della selezione sono disponibili sia sul sito web raspa.it che su comunepalermo.it. In Corso Vittorio Emanuele a Palermo, davanti alla libreria Zacco all'aperto, verrà presentato Stringimi ancora la mano, il libro della giornalista e scrittrice Eliana Positano. L'autrice dialogherà con la giornalista Teresa Di Fresco. La presentazione rientra nell'ambito delle manifestazioni Botteghe Letterarie per la Via dei Librai 2020. Il libro è un racconto vero di vita vissuta, di emozioni e forza interiore, ma soprattutto di coraggio. Narra infatti la storia di un uomo che si trova improvvisamente a lottare contro un cancro ormai in fase terminale e quindi incurabile. Al via la terza edizione dell'Arco Azzurro Festival Jazz, che si terrà in uno degli scorci paesaggistici più suggestivi della costa siciliana, sulla litoranea Mongervino-Aspra. Quest'anno la rassegna musicale diretta dal trombettista bagarese Giacomo Tantillo prevede 4 incontri fino al 5 settembre.
La rassegna di quest'anno si nutre sempre della presenza di artisti siciliani conosciuti in giro per il mondo. Inizieremo questa sera il primo concerto con Federica Mosa, Acoustic Vibes, un trio. Proseguiremo con l'8 agosto un mio concerto, Timeless Song, un omaggio alle canzoni senza tempo, appunto, ai grandi classici della musica jazz. Proseguiremo il 22 agosto con Claudio Gianbruno Trio, che vede la presenza di un grande special guest, ovvero Alfredo Pasciao, che è stato per più di 20 anni il bassista di Pino Daniele, e sarà con noi all'Arca Azzurro. E chiuderemo la rassegna con Pamela Barone, Quartet, che vede appunto un'artista siciliana in piena carriera. Ecco, chi è che ha organizzato questo festival? Allora, il festival esiste grazie alla collaborazione di due associazioni, Natura e Cultura di Pietro Pagano e la Lipo di Giovanni Puleo. Un posto del genere, chiunque viene lo desidera, non l'ha mai visto nella sua vita, quindi sicuramente è un'attrazione turistica che va sempre a migliorarsi, tende sempre a migliorarsi nel tempo, e comunque è un importante, appunto, valore per il nostro territorio che bisogna assolutamente sfruttare. L'assemblea elettiva per il quadriennio olimpico 2021-2024 dell'Associazione Medico-Sportiva di Palermo ha rieletto all'unanimità quale presidente Vittorio Virzì, un riconoscimento unanime all'eccellenza del lavoro svolto negli ultimi due quadrienni olimpici. Si è svolta a Palermo l'assemblea elettiva per il quadriennio olimpico 2021-2024 dell'Associazione Medico-Sportiva di Palermo. Il dottor Vittorio Virzì è stato rieletto per la terza volta presidente all'unanimità con 56 voti su 56. Consiglieri dell'Associazione Medico-Sportiva sono stati eletti Pietro Paolo Scordo, Vito Mannino, Marcello Treina, Pietro Di Fiore e Vittorio Viviano. Sono stati eletti Pro Biviri, Giuseppe Catenesi, Rosanna Termini e Salvatore Peri. Erano presenti tra gli altri la dottoressa Maria Letizia Di Liberti, direttore d'ASUE Regione Sicilia, e l'avvocato Giuseppe Canzone, presidente CONI Palermo. Un riconoscimento unanime all'eccellenza del lavoro portato avanti negli ultimi due quadrienni olimpici dal dottor Vittorio Virzì, confermato per la terza volta alla guida dell'Associazione Medico-Sportiva di Palermo, costituita il 9 marzo del 1988 a Palermo, dall'allora presidente professor Calogero Gattuso. La Federazione Nazionale, fondata nel 1928 e riconosciuta dal CIO nel 1952, oggi è presieduta da Maurizio Casasco, in Sicilia da Gennaro La Delfa. Vittorio Virzì, già responsabile formazione della Federazione Medico-Sportiva Sicilia, oggi è considerato uno dei massimi esperti nel campo della medicina e dello sport. Negli 8 anni alla guida dell'Associazione Palermitana ha perseguito gli obiettivi primari della federazione, la prevenzione e la promozione dell'attività fisica. Uno slancio particolare attraverso innovative organizzazioni di promozione e uno sviluppo attento della comunicazione televisiva e multimediale, nel rispetto delle strategie della Federazione Nazionale. «Sono orgoglioso», ha sottolineato il professor Virzì, «per i risultati ottenuti che premiano innanzitutto la lunga tradizione e il valore riconosciuto alla medicina dello sport italiana e la squadra di collaboratori che mi ha supportato in questi anni. Continuerò il lavoro iniziato oltre 20 anni fa», ha aggiunto il presidente Virzì appena rieletto. La lotta al doping e la ricerca di progetti per la salute degli atleti saranno sempre i punti cardini di questa federazione. Desidero ringraziare tutti i colleghi che mi hanno sostenuto lealmente in questi anni. Un pensiero particolare lo rivolgo al presidente della Federazione Medico-Sportiva, Maurizio Casasco, a cui mi lega non solo un vincolo di grande amicizia, ma anche una comune visione tesa al perseguimento della promozione e della valorizzazione della medicina dello sport. Tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alla seconda edizione di Media News.